che guarda da un'altra parte. Venga dal giullare che gli fa vedere la sua arte. Adesso invece ho bisogno di due baldi messeri, forti e furiosi. Non esagerate, eh? Senza esagerare, eccolo qua, lui che è sceso a valle e si tiene le mani fra le... Oh, do you speak Italian? I come in peace. Amico mio, lo so che non ti piace, ma io oggi proprio vengo in pace. Un applauso a Tutankhamen III, grazie. Ora, adesso... io cercherò di girare intorno il pubblico e chiedere ad ognuno, almeno a 10 persone, una parola. Ecco, voi la potete scrivere e voi mantenerla con questo entusiasmo, che vi connota veramente. La gente vede la vostra straordinaria energia, è per questo che rimane e non va via. Eccoti qua. Vediamo di andare con velocità e dire la prima parola che le viene in mente. Bella forte. Moto. Eh? Moto. Moto. Rana, perfetto. Orchidea. Lei dica una parola. Amore. Tesoro. Vuole dire una parola lei? Mano. E tu, Capitan Findus, vuoi dire qualcosa? No, per dire. Akira, con la K. Akira. È un nome. La vedo male, Gianluca. Non so, tu vuoi dire il codice fiscale di Zdenek Zeman, non lo so. Tromba. Tromba. Magari, figliolo caro, guarda, veramente. Calcestruzzo. Supercaligrafo. Manco la sai dire. Immagini che spiralitoso. Scusami, la tua parola si perda, pare, ovviamente, che è meglio che stavi zitto perché c'è il cervello fritto. Insomma, supercalifragilistico e spiralitoso. Eccolo qua. Cane. A me. Un giorno, un personaggio molto noto girava il paese con la moto. Andava in giro e montava su ogni pedana. Quel personaggio si chiamava Giovanni Rana e andava in cerca di una donna o di una bella dea al quale regalare francamente un'orchidea, perché lui davvero gli batteva forte il cuore e di questa era rapito sì da tanto amore che, visto che non era un villano, gli avrebbe presto chiesto la mano. E lui andava intorno e gira che ti rigira incontrò una fanciulla che si chiamava Akira. Era dolce francamente come una colomba, ma lui pensava: questa forse tromba, e io sono pronto a non fare come lo struzzo ma a regalarle un palazzo di grande calcestruzzo, perché io sarei pure curioso di regalarle un continente che si chiama supercalifragilisticexpialidoso, perché io la adorerei da sera a mane e le regalerei pure un cane. L'immenso, l'unico Gianluca Foresi. Solo per voi. Son giullare, son cortese, con le rime sempre accese. Grazie.